edizione del Rally di Sasso Maggiore Terme e vincitore ancora emiliano. Dopo i due successi consecutivi di Antonio Rusce, quest'anno è il reggiano Vellani a firmare il successo assoluto. Roberto Vellani, pilota di 4 a Castella, riesce finalmente a primeggiare nel Rally di casa, che sembrava stregato poiché negli scorsi anni la sfortuna ha sempre avuto la meglio sul merito. Un successo collegato a 4 vittorie in speciale delle 7 in programma, in una domenica ideale per gareggiare, stante la temperatura non troppo elevata. L'abbiamo voluto, l'abbiamo cercato, come ti ho ricordato, qui siamo sempre stati protagonisti, poi le gare sono fatte anche di queste, i mezzi di persone, le macchine sono come le persone, a volte alle viste, e siamo partiti, insomma, cerchiamo delle conferme. Oggi qui l'asticella della competizione si è alzata notevolmente per la partenza, lo dimostro gli stacchi che comunque sono irrisori, perché fino all'ultima prova con questi stacchi potevano ancora vincere tutti. E noi cerchiamo di non mollare mai, gli anni passano però la passione c'è sempre, quindi noi vogliamo cercare di coltivare continue e finché possiamo dire la nostra mettersela tutta. Felicità anche per gli altri equipaggi sul podio, il varesino Simone Miele e la ligure Erika Badinelli vincono 2 speciali e tengono sulle spine Vellani fino alla fine, considerando il gap finale di soli 3,3 secondi. Adesso contentissimo, siamo partiti finalmente in una gara senza pressione in campionato, quindi per provare la macchina, ovviamente per divertirsi, poi è chiaro che quando metti il casco ognuno vuole sempre fare meglio degli altri, però comunque eravamo davvero senza velleità, poi soprattutto vedendo quando è uscito l'elenco iscritti c'erano 4-5 piloti fortissimi che comunque hanno occupato alla fine le 5 posizioni e noi non avevamo mai fatto questa gara, però soprattutto non avevamo mai usato la Skoda, mi avevano un po' terrorizzato tutti chi negli anni è passato dalle VRC all'R5 che avrei fatto un po' di fatica. Chiaro, non è facile, però secondo me è un risultato oltre le aspettative, quindi diciamo per questo sono contento. Soddisfatto anche un altro reggiano, Davide Medi, tornato con Silvia Rocchi dopo 5 anni e al debutto sulla Volkswagen Polo R5, con cui affronterà anche l'Appennino reggiano a fine mese. Sì, siamo davvero contenti perché, come dicevi tu, abbiamo fatto una gara all'anno, poi con la Silvia l'ultima gara l'avevo fatta nel 2016, quindi venire qua e sperare di stare vicino ad avversari di alto livello che corrono più continuativamente di me era comunque un obiettivo difficile. Gara positiva per un altro pilota emiliano, Gianluca Tosi, che non è riuscito a bissare il podio dello scorso anno e chiude quarto a 14,1 secondi, davanti ai due lombardi Dallera Mometti, quinti al traguardo e presenti per testarsi in vista del prossimo 1000 miglia. Attardato invece il campione uscente Antonio Rusce, sesto a fine gara, sempre con Farnocchia, ma accusando problemi fin dalle prime battute di gara, non può competere per il successo. Roberto Vescovi è il migliore tra 2 ruote motrici e sedicesimo assoluto con la Renault Clio Super 1006, con cui doma gli avversari siglando tempi altisonanti. Sara Micheletti, navigata da Luca Beltrame, vince la categoria femminile con un ottimo 19° posto assoluto, mentre Balletti Nobili si aggiudicano la categoria Under 25. Tra le auto storiche, vittoria del fotofinish per il locale Alfano, insieme a Spagnoli sulla Porsche 911 SC del team Guagliardo. Esiguo il loro vantaggio finale, solo 4 decimi sui secondi classificati, Lusenti Romei su un'altra Porsche 911. Terzi e bravi a sopravanzare vetture più potenti, Bottazzi Magnani su Opel Corsa GSI. Il loro ritmo elevato è frutto di tutta l'esperienza accumulata nel CIRAS, il campionato italiano rally per auto storiche, che si è dimostrato a tu positivo sulle insidiose strade parmensi. Nella terza edizione della gara Classic, dedicata alle vetture iscritte nella regolarità, il successo va a Jacopo Randon su Lancia Fulvia HF 1006 con 22 punti. Staccati Fabri Sartore sulla Volvo 144S con 43 penalità, tallonati da Turri Biancolin su Fiat 128 e 48 penalità.